Tu adesso vai laggiù, io ti lancio la GoPro, te lo devi prendere al volo. No, Matteo, rompiamo qualcosa, ci cacciano, lascia perdere. No, 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 ma te la tiro addosso. No, no, non la prendo. Ma dai, ma non rompi niente. Non la prendo, Matteo, non la prendo, mi scivola. Siamo per fare. Matteo, senti, domani mattina alle 5 e mezzo ti vengo a prendere. Sì, alle 5 e mezzo di mattina. Sì, ti devi portare un trolley, una camicia e l'essenziale per passare una notte fuori. Ma quale aperitivo all'Espargo? Ti pare che ti porto alle 5 e mezza di mattina all'Espargo? Dobbiamo partire per Monza. Ci abbiamo pure l'auto presidenziale, il volvone del presidente. Cose grosse, cose grosse. Va bene. Oh. Si richiama Luca. Ok, chiamo Luca in power. Pronto? Mi sono sognato una cosa assurda. Cioè che te arrivavi sotto casa mia e dovevamo partire tipo tutto di corsa. Meno male che era solo un sogno, guarda. Ma che sei? Ma tutte droghe di cambia spaccio. Ciao, dove Matteo? Sono sotto casa tua da un quarto d'ora. Dobbiamo partire. Dobbiamo andare a Monza. Come a Monza? Ma allora non era un sogno. Ma che sogno, Matteo? Vuoi spiegare? Sono un po' sudato per fare le cose di corsa. Dai, andiamo. C'è l'aria condizionata, la puoi spengere? Sai come? Caldo. Sento proprio. La qualità italiana, no? Cioè, vale la pena spendere di più una volta su degli utensili che poi durano la vita. Perché proprio di questo si parla, della qualità dell'utensile, no? Allora, l'ufficiale pilota da beta, secondo me, te sei fumato qualcosa. A me mi sembra che erano loro al telefono. I know the tension's gone now and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time. Don't you wanna do it? È inutile girarci intorno quando poi pensi a come arredare la tua officina o comunque quello che vorresti in garage. Classico che scegli Bela. Matteo in questo momento penso che sta a 3000 più di me, perché lui poi è uno che ci mette le mani, li utilizza questi strumenti, li sogna. Mi sembra che addirittura a casa c'ha dei cataloghi vecchissimi della Bela, quindi proprio lui se li sfoglia, li sa a memoria. Stava fomentatissimo. Sono sincero, non lo pensavo possibile, non lo pensavo possibile soprattutto adesso agli inizi, per quanto il canale Ufficina del Pilota e comunque Empower, tutto quello che è l'indotto, stiano andando bene, mai avrei sperato in tutto questo che ci è accaduto. Beta, fondata nel 1923 come Forgia, dal 1939, registrazione del marchio Beta e inizio della produzione di utensili manuali, prevalentemente su richiesta dei due clienti principali, Viteria Brugola, che è quella che ha importato in Europa, in Italia, soprattutto le viti a Brugola, come chiamiamo noi, che ci ha chiesto di produrre, iniziare a produrre gli utensili, e la Gelar di Arcole. Quindi su quello abbiamo iniziato a produrre gli utensili manuali. Questo è lo stabilimento più vecchio, storico, dove vengono lavorate le chiavi prevalentemente. Poi c'è uno stabilimento più moderno a Castiglione d'Adda, nel sud di Milano, è molto più automatizzato. E poi c'è quello di Sulmona, dove c'è la forgia, un po' più piccolo, dove c'è la produzione degli utensili robot. Dopodiché qui vedrete molta passione, molto lavoro manuale. Tutto quello che era possibile mettere in automatico con i robot è stato fatto, ma c'è ancora molto manuale. Questa è la parte officina 4.0, investimenti fatti negli ultimi due anni, sono direi 250.000 euro se non di più di investimenti in macchine nuove per la produzione di stampi, che è il vero cuore pulsante dell'azienda. Noi produciamo i nostri stampi internamente e li rifacciamo periodicamente, per cui questa area è dedicata a questo. Qui vediamo le brocce, che sono gli utensili che servono per realizzare il poligono e la bocca esagonale a misura. È il metodo migliore dal punto di vista sia di precisione che di qualità, ma soprattutto economico, visto che siamo un'azienda, per realizzare nel meno tempo possibile degli poligoni e delle bocche precise. Laboratorio qualità, qui facciamo le riparazioni, dall'altro lato invece, come vedremo poi, facciamo tutti i test di durata, di fatica,
dinamici, statici sulle chiavi e su qualunque utensile noi mettiamo in commercio. E questa è la parte pulita del laboratorio qualità, dove vengono fatte le analisi sui materiali, sui prodotti, per capire quali sono gli acciai che riceviamo effettivamente dagli acciaieri e quali sono gli acciai che vengono utilizzati sia da noi che dai nostri concorrenti, anche perché no, negli utensili. Siamo nella sala caschi della Beta. Lasciamo che parlino le immagini, Luca, giusto? Nel 1923 Alessandro Ciceri, dopo varie esperienze lavorative nella zona di Erba e in Valsassina, terra di abili forgiatori, fonda la stamperia per la realizzazione di prodotti conto terzi. Negli anni 60 l'allargamento della gamma è orientato alla soddisfazione dei settori più professionali. Inizia l'espansione sui mercati esteri e l'introduzione del primo elaboratore elettronico, 1965. Verso la fine del decennio iniziano le prime sponsorizzazioni sportive con i fratelli Brambilla. Beta è la prima azienda del settore ad identificarsi con un colore unico. L'arancione è un colore caldo che ispira fiducia e vitalità e soprattutto fa risaltare gli oggetti rispetto a ciò che lo circonda. Per questo è utilizzato per identificare gli operatori della sicurezza. Negli anni 70 prosegue l'allargamento della gamma con la conseguente apertura dello stabilimento di Castiglione d'Adda. L'espansione sui mercati esteri, la sponsorizzazione nei settori sportivi con le marce arancioni ancora un'unicità nel programma mondiale. Oggi sponsorizzazioni moto. Beh, io penso che con questa risolvi ogni problema. È una chitarra? Sì. Vuoi provare? Madonna santa! Cosa possiamo smontare con questa? No, questa la tieni in ufficio per spaventare i clienti. Hai visto un po' di utensili che ti piacciono qui? Ho visto, il mio sguardo è stato catturato direttamente dalla parete attrezzata. Io penso che tu abbia visto solo cose che ti piacciono. Solo cose che mi piacciono, anche se non so come utilizzarle la maggior parte di queste cose. Ti ho insegnato a smontare le lampadine, quindi adesso il prossimo step è cominciare a utilizzare attrezzi tipo questo. Te la regalo per il tuo compleanno. Grazie, fratello. No, ma il portachiavi? Lo potessi regalare come piercing per la tua ragazza, metti al naso e diventa un formichiere. Che bello. Grazie che mi hai portato qua, Prego. Sei gentilissimo. Non me l'aspettavo stamattina, passassi un po' presto. Sei arrivato un po' presto. 6:30. Ti dobbiamo ringraziare per questa giornata fantastica trascorsa qui alla Beta. Ringraziamo il patron. Quindi ringraziamo Roberto Ciceri, Deborah Gordon, Paola Motta, Matteo Venturi e Carlo Darold. C'è un dolore qua al dente. Aspetta, che te lo levo io il dolore al dente. Apri la bocca. Un estrattore? Forse si tratta dello spremi agrumi disegnato da Philip Stark. Cazzo è Philip Stark? Quindi ragazzi, questa è un'azienda strepitosa, è un'azienda che io sinceramente avrei messo un letto lì all'interno della stanza dei caschi e avrei passato 2 o 3 giorni lì solo per ammirare nel dettaglio tutti quegli utensili che erano esposti, per non parlare dei caschi ragazzi, per non parlare della tuta di Valentino Rossi, dei caschi di Valentino Rossi, io ho un debole per cui, come penso molti di voi, Brambilla, Fisichella. E voglio ringraziare Roberto Ciceri, il patron, come dice Luca, di Beta, che ci ha ospitato e ci ha fatto fare un bel tour, anche all'interno delle mura, dove ci sono gli investimenti, come dice Carlo Darold, 4.0 di macchinari per la realizzazione di stampi, dove c'è tanta passione, tanto lavoro manuale. È un posto che per me
credo anche per molti di voi, è un paradiso. C'è una qualità, una politica là dentro di uno spessore enorme. Hanno tant'è vero che hanno 8 o 9 filiali, se non erro, nel mondo, per un'azienda italiana che produce utensili fatti bene, che io non vedo l'ora di utilizzare. Infatti li utilizzeremo nei prossimi video con l'Officina del Pilota Empower per i restauri delle nostre auto giapponesi e non solo. Faremo nel prossimo capitolo beta un unboxing degli utensili che abbiamo scelto proprio per restaurare le vetture. E quindi il consiglio che io ti do, bello mio, è che ti devi iscrivere a questo canale, perché da settembre partiremo con una sfilza di video da paura sui restauri e non solo, utilizzando utensili beta. Quindi immagini che succede. E che cosa devi fare tu? Ti devi iscrivere al canale, iscriviti adesso, in questo istante, al canale, vedi il video, metti like se ti piace prima e poi schiaccia il tastino iscriviti, attiva le notifiche in modo che tu possa essere aggiornato ogni volta che carico un video. Ah, che fatica sta cosa, devo dire sempre di iscriversi al canale, però per noi è importante, a te non costa nulla, per noi è importante per far crescere il canale, per darci fiducia, per investire nel canale. È bello fare video, ma richiede, credetemi, tanto tempo, tanti sacrifici, e noi saremo ripagati se voi vi iscrivete. L'ho fatta lunga, non lo so, del resto devo andare ancora in vacanza, un po' stanco pure io. Ciao, vi voglio bene e grazie Beta. Ciao Roberto, ciao Matteo, ciao Carlo, ciao ragazzi. Ah, mi siete mancati. Alla prossima, ciao.